Sono orfano di madre. Avevo 9 anni quando morì. Ciao Massimo. Voglio vederla. Non può essere andata via così senza neanche salutarmi. Si sta male di nuovo. Telefoni a una persona che le è vicina. Può essere lei questa persona? Se lei fosse ancora qui. Se, il se è il marchio dei falliti. In questa vita si diventa grandi nonostante. Non lo so quanto hai sofferto. Parliamo d'altro. È tutta la vita che parliamo d'altro. Va bene a 10 anni, ma a 20, a 30 anni. A nessuno è venuto in mente di prendermi da parte e dirmi la verità. A nessuno. Lasciala andare. Oggi ho per voi una classifica di film tristi, ma tristi, tristi, tristissimi, commoventi, strappalacrime, sentimentali. Scelte ideali per una serata con urgenza pianto, da non vedere da soli però, perché sennò vi tagliate le vene. Allora, partiamo da uno strappalacrime ancora abbastanza leggero. Io e Marley, con Owen Wilson e Jennifer Aniston. Non fatevi ingannare dal cast, perché il film, che apparentemente sembra una commedia leggera, commuove, con tante riflessioni sulle relazioni, la famiglia e ovviamente sull'amicizia con il meraviglioso Labrador, Marley. Un film invece per il quale bisogna fare una bella scorta di fazzoletti è P.S. I Love You. Hilary Swank interpreta una giovane vedova che perde troppo presto il suo amato marito, Gerard Butler. Lui però trova un escamotage per accompagnarla e aiutarla a superare il lutto. Super romantico e super straziante. Poi un'altra pellicola che tratta il tema della perdita, però in un modo molto più pittoresco, è Al di là dei sogni, un film fantasy drammatico del 98 diretto da Vincent Ward e interpretato da Robin Williams. Contiene molti riferimenti allegorici alla Divina Commedia di Dante Alighieri e al mito di Orfeo ed Euridice. Loro sono una bella coppia, hanno tutto, benessere, sicurezza, 2 figli, però loro muoiono in un incidente. È l'inizio di tutte le tragedie. Muore lui e va in paradiso. Si suicida lei e deve andare all'inferno, ma lui non si arrende e scende a cercarla. Sentimento oltranza e lacrime garantite. Poi 2 strappalacrime capolavori del cinema da rivedere 1000 volte sono Il Miglio Verde con Tom Hanks, basato sul libro di Stephen King, e il vincitore Oscar, Schindler's List. Parlando invece di film più recenti da vedere assolutamente sono Colpa delle Stelle, considerato un po' il love story dei giorni nostri. Si torna sui temi dell'amore, dell'amicizia e della malattia incurabile, con l'aggravante che la protagonista è una 16enne, ironica, e che è ispirato a una storia vera. E poi c'è Still Alice, con protagonista Julia Moore, la quale, grazie alla sua interpretazione di una linguista affetta da Alzheimer precoce, si è aggiudicata il premio Oscar come migliore attrice protagonista. Un pugno allo stomaco, ve lo dico. Poi, tra gli strappalacrimi di quest'anno, invece, i più commoventi mi sembrano The Land of Mine e Io prima di te. Il primo racconta di un frammento di storia ancora sconosciuto a molti. Nei giorni che seguirono la resa della Germania nazista, nel maggio del 45, i soldati tedeschi in Danimarca furono deportati e vennero messi a lavorare per quelli che erano stati i loro prigionieri. Obiettivo: rimuovere le numerosissime mine posizionate dalle truppe tedesche sulle coste danesi. I soldati però erano dei ragazzini giovanissimi, quasi dei bambini. Invece, Io prima di te, basato sull'omonimo romanzo, racconta una storia romantica della giovane ed eccentrica Luisa, Emilia Clarke, che si sposta da un lavoro all'altro per aiutare la sua famiglia a far quadrare i conti. Il suo atteggiamento allegro però è messo alla prova quando diventa la badante di Will Traynor, Sam Claflin, un ricco e giovane banchiere rimasto paralizzato a causa di un incidente che 2 anni prima lo ha costretto su una sedia a rotelle. Bene, pronti i fazzoletti? Fatemi sapere nei commenti quale film vi ha fatto piangere di più in assoluto, quale di questi avete visto, se li avete visti, e noi ci rivediamo nel prossimo video. Non mi abbandonate, eh?